Beh, la passione è, come dire, quello che ci fa vivere, no? Il motore delle nostre vite e io, per me il mio lavoro è la mia passione e ho questa fortuna, come dire, che le due cose coincidano e quindi sarà questo, come dire, che mi, spero mi permetterà, nonostante il duro lavoro di questi mesi che ci aspettano, di poter, come dire, dare veramente il massimo ogni giorno e ogni scena, perché appunto non ci saranno scene così, sono tutte scene belle dense, quindi insomma dovremmo veramente dare il massimo. Guarda, io in realtà non ho niente, come dire, di riferimento in particolare. Quello che però mi servirà tantissimo è guardare, come dire, immergermi in quella che è un'epoca completamente diversa. E quindi mi sono comprata il cofanetto di Downton Abbey e nonostante abbia già visto tutta la serie, me la voglio riguardare da capo perché, ecco, senza avere un riferimento particolare, perché poi tendi, come dire, a copiare, imitare anche inconsciamente, ed è una cosa che non voglio fare. Però sicuramente riguardarlo da capo, quello mi aiuterà moltissimo a entrare proprio in un'atmosfera, quello è fondamentale anche per, come dire, anche parlare in un certo modo, muoversi in un certo modo e insomma abbiamo la fortuna di avere, come dire, un modello, è la prima stagione di Downton Abbey è proprio nel 1912 e avere degli attori eccezionali da, come dire, seguire però nel loro complesso, ecco. No, in realtà no, perché, come dire, era per me quasi più difficile interpretare una Rachele Ragno mafiosa che spara, piuttosto che un'eroina romantica che forse, come dire, è più nelle mie corde. E però, insomma, invece è bellissimo il fatto di passare e di avere la possibilità di fare ruoli così diversi, no? Perché il mestiere dell'attore è proprio quello di trasformarsi e a non tutti gli attori è data questa possibilità perché poi spesso vengono etichettati e fanno sempre gli stessi ruoli. Il fatto che a me abbiano affidato ruoli così diversi e che passi a fare, un mese fa facevo Rachele, adesso farò Silvia, proprio epoche diverse, cose completamente diverse, è veramente un privilegio e io ringrazio, come dire, chi mi ha affidato sia il ruolo di Rachele sia quello di Silvia perché hanno visto in me, come dire, cose diverse che potevo dare.